Buongiorno, buona domenica a tutti. Purtroppo ci troviamo in via De Gasperi a fotografare quella che è una situazione di scempio ambientale, forse potremmo definirla così. Vedete che qua stanno, le telecamere stanno riprendendo del materiale che proviene sicuramente da un'officina meccanica. Potete vedere delle taniche di olio, del latte di olio usato, bidoni, qualche pezzo di ricambio speciale. Guardate a terra, c'è un filtro o varie lattine di olio per motore, quindi pezzi speciali, un parafango, quindi sicuramente questi sono rifiuti speciali che avranno un costo, ma al di là del costo aggiuntivo che grava sull'ente, vedete a terra questo che è qualcosa di indecente e indecoroso. Sarà nostra cura, io ho già avvisato il comandante dei vigili urbani, sarà nostra cura domani fare una denuncia contro ignoti per questo che si è verificato e spero che durante la rimozione nell'ispezione dei luoghi si possa risalire anche e magari con un'attività di indagine scrupolosa, particolare che le forze investigative saranno in grado di fare, risalire a chi ha fatto questo regalo alla città di merito, tra virgolette, regalo, con la speranza che da questo momento episodi del genere non accadano più. Tra poco ci sposteremo in via del Fortino, dove troveremo ancora dei rifiuti particolari. Ricordo a tutti quanti che c'è il numero verde, basta chiamare, non ha un costo aggiuntivo, i singoli elettrodomestici, i pezzi di mobile che vanno cambiati, vengono ritirati dalla ditta che presta il servizio presso il comune, che ha l'appalto del comune, e il servizio è interamente gratuito. Tra le altre cose vige un'ordinanza fatta dal sindaco che prevede delle sanzioni abbastanza, diciamo, salate, e evidentemente anche questo non è un deterrente utile e non riesce a frenare e arginare questo fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti. Servono le telecamere che arriveranno, spero in settimana, e saranno montate. Dobbiamo iniziare evidentemente con le sanzioni e forse anche in questo caso sarebbe il caso di andare a chiudere qualche attività. Perché chi si permette, tra virgolette, il lusso di fare questo schifo, questa offesa, questa umiliazione alle città che mi onoro di guidare come sindaco, non è un soggetto che merita di poter esercitare la propria attività lavorativa nel comune di Merito. Tra poco ci spostiamo, quindi un appello a tutti quanti con una domanda. Secondo voi cittadini, secondo voi amministratori, secondo voi dipendenti di qualsiasi ente, di qualsiasi società, è possibile che nessuno abbia visto niente? Non si scarica in un secondo questo materiale. Non si, quindi aiutateci, aiutateci, denunciate, arrabbiatevi e richiamate la gente perché merito non merita questo, grazie. Ancora, continuiamo ancora con questo scempio. Potete notare, siamo a meno di 100 metri dal comando di polizia locale e ci sono dei mobili, una sedia, tre materassi. Quindi, perché? Il perché
questa domanda che sicuramente non può trovare, non trova alcuna risposta, se questo servizio è gratuito. Poi qua ci sono anche, c'è del materiale inerte, quindi non troviamo parole, non vogliamo dire che una guerra persa, perché la speranza non va mai persa. Io continuo a fare appello a tutta la gente onesta, a tutta la gente seria di merito, che sicuramente è la stragrande maggioranza, ma di fronte a questi gesti di inciviltà chiedo che tutti quanti si partecipi a questo processo, a questo progetto di miglioria, non so neanche io, non trovo, mi viene difficile poter esternare quello che è il mio stato d'animo. Quindi allora rinnovo quella che è la mia richiesta, il mio grido di aiuto, perché non è possibile che si possa continuare così. Il servizio è gratuito, non costa nulla, c'è il numero verde nel giro di qualche giorno, totalmente gratuito, vi viene offerto questo servizio a domicilio. Perché fare? Allora, come qualcuno, non posso pensare che ci sia qualcuno che lo faccia tanto per fare del male alla nostra città. Ci sono le sanzioni, evidentemente questo non bastano. Allora non lo so, non so che dire. Adesso ci spostiamo invece in una frazione Lacco, come a Pentidattido, come a Musa, come a Na, come Prunella, Caredia, dove è partita la differenziata. Adesso vedete quello che c'è là. Anche là le cose non vanno bene, perché evidentemente c'è tanta gente che non partecipa a questa differenziata. Nel giro di qualche settimana, forse nelle prossime due, andremo a coprire tutto il territorio comunale, scompariranno totalmente i cassonetti dalle nostre strade, però se questi sono i risultati, evidentemente le sanzioni vanno inasprite e vanno fatte alcune denunce penali. Non ci tireremo indietro, domani chiederò l'aiuto al comando dei carabinieri, al comando della finanza e anche alla polizia per un maggior controllo per la salvaguardia ambientale. Grazie. Posso? Sì. Anche qua la domanda che mi pongo e che pongo a chi avrà modo di ascoltarmi è se è possibile che questo sia stato fatto senza che nessuno abbia visto nulla. La domanda è scontata, ciò non è possibile, è una vergogna, aiutateci affinché questa vergogna non continui nel tempo. Siamo in Contrada Lacco, vedete, qua è partita la differenziata, però evidentemente c'è qualcosa che non funziona tra noi. Non credo che queste buste, non sono una, due o dieci, ma sono tantissime, buste di indifferenziata, vediamo della plastica, del legno, un televisore, e, di tutto e di più.
quindi non è una sola persona, sono tantissime persone che continuano a reiterare comportamenti poco consoni, diciamo, a quelli che sono i doveri di ogni singolo cittadino. Io faccio appello alla sensibilità di tutti quanti affinché questo che sta succedendo presto, non succeda, presto, da subito, non succeda mai più. Quindi arrabbiamoci, continuiamo con a fare squadra, a limitare questi gesti di inciviltà. Faccio appello alla sensibilità di tutti i cittadini di Melito. Aiutateci, grazie. Buongiorno, un saluto a tutti i ragazzi della Protezione Civile e della Misericordia, corso di aggiornamento base di Protezione Civile tenuto dal dottor Antonio Tavella. Io colgo l'occasione di ringraziarvi pubblicamente per il prezioso servizio di volontà che fate come volontari, di cui il Comune, i Comuni, l'Italia intera si avvale spesso, quindi un grazie di cuore per quello che fate, per quello che avete fatto e che farete. Io ricordo quanto è stato prezioso per noi, quanto lo è tuttora il vostro contributo per monitorare la frana che c'è presso l'ex discarica Chianca e per quello che avete fatto nei momenti delle varie emergenze. Ribadisco ancora il mio grazie, il nostro grazie come città di Melito per quello che fate. Vi auguro tanta tanta fortuna e ci auguriamo assieme tanta sinergia. Vi ricordo che sono uno di voi, sono colui su cui ricadono tutte le responsabilità come protezione civile e non sono poche. Quindi stateci vicini, aiutateci ancora di più, cercate di coinvolgere quanta più gente possibile. Vedo che siete una ventina, non siamo pochi, visto che non è un lavoro, un servizio che viene remunerato, va fatto come volontari. Oggi, domenica, ore 12, anziché magari stare a tavolo sul Corso Garibaldi per prendere qualche caffè, siete qua per apprendere qualcosa e per poter, diciamo, immagazzinare qualche nozione più che vi possa aiutare a espletare meglio quel servizio che fate e di cui noi siamo orgogliosi. Grazie. Se l'abate vuole dire qualcosa per qualcuno, allora facciamo dire a, fa, facciamo, ma, facciamo parlare sicuramente il formatore, ma voglio sentire la voce di un giovane e di una giovane di Melito. Dai, non vi potete tirare indietro, vada là, un volontario, una volontaria, ci sono tante belle ragazze. E mi dice qualcuno che forse ci sono, non ci sono sordomuti, no? No. Quindi, e allora qualcuno, grazie a Dio, questa era una battuta, non la prendete a male. Vogliamo sentire qualcuno, qualcuna delle ragazze. Sì, è disponibile la volontaria Michela, può venire a dirci qualche cosa. Intanto posso dire una cosa. Che noi, come appena ci ha accennato lei, siamo tutti. No, scusa, perché mi dai il lei e non mi dai il tu? Ci dobbiamo dare il tu, Vabbè, cioè, lo possiamo fare tranquillamente. Sono ok. uno che non ama molto le formalità. Come ha detto il nostro sindaco Giuseppe,
Noi siamo dei volontari che abbiamo senz'altro la passione per questo tipo di attività. Però è anche molto importante essere preparati in merito, perché la gente si affida a noi, le istituzioni si affidano a noi, ed è giusto che mettiamo sul campo le nostre competenze e la nostra preparazione. Quindi tante volte viene a pensare, ma sì, siamo volontari, andiamo a dare una mano. No, noi dobbiamo entrare nell'ottica che oggi il volontariato è un volontariato composto da persone professionali e professionisti, che noi andiamo a salvare le vite delle persone, rischiamo anche noi nel salvare le persone, quindi dobbiamo avere la giusta preparazione, la giusta professionalità e soprattutto una cosa che non deve mai mancare, la giusta motivazione per poter fare questo. Quindi noi oggi questo corso di formazione, che è uno dei tanti che noi faremo, è un corso proprio che serve a prepararci, che serve a farci crescere e a migliorare in quello che noi facciamo. Noi abbiamo visto e vediamo purtroppo tutti i giorni quello che succede in Italia e si sente parlare spesso delle associazioni di volontariato che ricoprono un grosso ruolo. Proprio perché siamo in molti, proprio perché abbiamo molte attrezzature e quindi abbiamo anche l'obbligo di prepararci. Io approfitto per ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per quello che sta facendo per la misericordia, perché questa amministrazione, devo dire, è molto riconoscente. Noi come Misericordia Amelia abbiamo aspettato circa 10 anni affinché arrivasse un'amministrazione che ci aiutasse concretamente a poter far crescere la nostra misericordia. Quando parlo di parola crescere, oltre che dobbiamo crescere numericamente, per poter fare volontariato noi abbiamo bisogno di mezzi, abbiamo bisogno di attrezzature, abbiamo bisogno di risorse economiche, perché è pure vero che noi siamo volontari e che quindi lo facciamo volontariamente senza remunerazione. Però avere un mezzo, metterlo su strada, avere le attrezzature, metterlo su strada, cioè categoricamente servono le disponibilità economiche che noi giustamente non possiamo avere. Grazie a questa amministrazione, grazie al sindaco, che devo dire si stanno impegnando molto, mi auguro che vi impegnerete anche molto di più in futuro con l'acquisto semmai di un bel mezzo di protezione civile o di un'ambulanza, perché no? Ma comunque devo ringraziarli veramente, perché si stanno dimostrando molto leali, soprattutto molto convinti in quello che fanno. Il percorso è lungo, il paese purtroppo era un paese abbandonato, è anche un paese idrologicamente particolare, che quindi che va attenzionato molto, ma con l'aiuto di tutti e con la sinergia di tutti sicuramente riusciremo a fare qualcosa di positivo. Dopo la dichiarazione di Francesco, credo che i viveri saranno tagliati, perché si è dimenticato, ha ringraziato l'amministrazione, ma no, non ha menzionato per nulla chi incalza quotidianamente verso questi progetti. L'assessore Crea, se rincogliamo la crescita, il CRE è in comune. Quindi io colgo l'occasione con questa battuta di portare saluti di Patrizia, che purtroppo non ci teneva a essere presente ma non ci è riuscita. Non abbiamo sinergia, non la stiamo facendo solo con la misericordia. Ricordo che diciamo che stiamo cercando di fare un tutt'uno tra amministrazione, misericordia e protezione civile senza distinzione. Lo ricordiamo che è stata fatta una convenzione per proprio la settimana scorsa per far mettere in cantiere il progetto come volontari per i ragazzi migranti, che abbiamo e sono 134 circa in questo momento. Ci stanno tanti minori, per andare a dare un'immagine diversa anche per sotto l'aspetto dell'accoglienza, dell'integrazione. Io se mi onorate qualche ragazza di una battuta, non vi vedo convinta. Allora Iside, se dice qualcosa Iside, visto che fa parte anche del servizio civile, perché siete riluttanti e
Michela, vieni. Dai, Michela, all'unanimità, la tua breve esperienza. All'unanimità. Si vergogna. Allora, mettiamo una parrucca e facciamo parlare, ecco, c'è Elena e Alvin. Alvin, visto che si è proposto, diciamo che senza barba forse un po' donna, lo potremmo far passare per donna. Allora, io sono Elena, è da 11 anni che faccio parte di questo meraviglioso gruppo che è la Misericordia, grazie a Francesco Valeda, che è il nostro governatore. E niente che dire, che invito le persone a seguirci e a sostenerci, soprattutto come state facendo voi del Comune. Invito i ragazzi che ci vedono di iscriversi, che c'è la Misericordia, non è fatto solo di uomini, è fatto, come vedete, anche di donne. E belle ragazze. Grazie, di belle ragazze, giusto. E anche bei ragazzi, dai, sono di parte. E come, che posso dire, ognuno di noi che si iscrive lo fa perché vuole aiutare il prossimo, in qualsiasi emergenza, come abbiamo fatto alcuni di noi in questo periodo. Iscrivetevi, così capirete quello in fondo che facciamo veramente. Va bene, allora vogliamo sentire Alvin. Alvin non è un ragazzo migrante, lo diciamo, perché... è una battuta che mi hanno suggerito. Sì, posso immaginare anche che è stato a suggerire questa battuta. No, grazie per essere venuto a trovarci in questo momento di formazione, che anche se tra di noi si gelano molte persone che potrebbero a loro volta fare formazione agli altri, però ciò dimostra che nel fare volontariato, nel fare protezione civile non basta mai formarsi e non basta mai aggiornarsi. Quindi spero che questo non sia solo un momento sporadico, ma che diventi magari una consuetudine annuale dei momenti della vita, diciamo, del Comune di Merito Porto Salvo, e che magari nel prossimo appuntamento quest'aula sia piena di nuovi giovani, o perché no anche di persone che fanno parte delle istituzioni e che hanno voglia anche magari non di fare volontariato, ma di conoscere come funziona questa protezione civile, chi si cela dietro e gli sforzi che sia l'amministrazione sia i volontari vanno a fare durante, diciamo, questi momenti. Volevo ringraziare a te, il sindaco Giuseppe, per essere venuti a trovarci, e volevo ringraziare anche i ragazzi che questa domenica sono stati qui e quotidianamente si spendono quel po' di tempo libero che hanno. E per concludere con un siparietto, non mi faccio sfuggire l'occasione di averti qui e farti una richiesta. Quindi una notizia buona e una cattiva. Una notizia buona è che è una richiesta. La notizia cattiva, sì. Quella buona è che non è economica. Quindi, la richiesta è che la revisione, ma più che altro studiare un piano di protezione civile comunale che calzi perfettamente alle esigenze del Comune di Melito Porto Salvo, e la condivisione magari anche nelle scuole, in mezzo alla strada, delle persone di questo piano, perché andando in giro c'è gente che lo conosce, ma c'è anche tanta gente che magari, non avendo computer, non avendo anche avuto quell'input di conoscenza, ha carenze sotto questo genere. Quindi noi stiamo lavorando tanto sulla prevenzione, sulla previsione. Purtroppo non possiamo prevedere i terremoti, ma possiamo prevenire gli avvenimenti avversi che nascono da una cattiva conoscenza o da una poca conoscenza. Quindi la mia richiesta è solamente questa: divulgazione ed efficienza. Sì, naturalmente non siamo totalmente sprovveduti o impreparati. Stiamo facendo tanto, tutto quello che si fa, se cammina, qualsiasi progetto cammina sulle gambe di chi lo ha a fare. Qua ci stanno tante gambe, ci stanno tante teste. Diciamo che l'età media oggi qua presente è di 61 anni, mi hai detto. Sì, sì, sì. Hanno più, hanno meno. Hanno più, hanno meno, quindi tra qualche anno andrete in pensione. Quindi, allora, scherziamo anche su questo. L'età media sarà attorno ai 23-24 anni, credo, grosso modo. Sì, grosso quindi modo. È quello che ci fa ben sperare. E speriamo che questa sia un qualcosa di contagioso. Noi abbiamo molta carne sul fuoco. Voglio, diciamo, comunicare per dirvi quanto è stato apprezzato da parte mia
il risultato che abbiamo avuto insieme con la pulizia delle caditoie e delle cunette, servizio che è stato fatto dalla Protezione Civile. Quest'anno, nonostante sia stato un anno dove acqua ne ha buttata giù, non sono saltate come saltavano tutti gli anni vari pozzetti e non ci sono stati allagamenti come c'erano ogni anno, decine di allagamenti sul Corso Garibaldi e nelle zone adiacenti alla Villa Comunale e quant'altro. Io continuo facendo appello affinché ognuno di voi riesca a portare almeno un'altra persona. Io con la mia amministrazione vi dico che ci sono sia le porte che le finestre aperte. Sentitevi per il mio tramite, lo potete fare tranquillamente, il sindaco di merito. L'ho richiesto, io vi sono grato per quello che fate. Ci stanno tantissimi progetti, non per dire che sminuire assolutamente il vostro operato, ma non possiamo guardare soltanto alla misericordia e alla protezione civile. Io vi invito sabato, non vi dico cosa ci sarà in quest'aula, perché ci sarà un momento molto significativo per merito, ci stanno tantissime altre iniziative che faremo. Il vostro contributo, il vostro aiuto per noi è non fondamentale, lo riteniamo essenziale, saremo sempre vicini, riusciremo sicuramente a fare squadra, sinergia, a implementare quello che è anche il contributo economico, perché mi sembra che nel 2015 è stato minimo, nel 2016 è stato forse, non voglio dire raddoppiato, ma mi sembra, perché non ho i numeri come ce li ha magari l'assessore al ramo, che dovete rimproverare se non è venuto, ma non c'è scusa, lavora, si prende un'ora di permesso, anche questo. No, ma le assicuro che durante è presente, sì, lo so, scherzo con Patrizia, siamo, io ho detto all'assessore che ormai non ci dobbiamo più parlare, ci dobbiamo capire soltanto guardandoci negli occhi. L'ultima cosa, vedo Filippo è venuto qua con lo studio, con la Merito TV, perché diceva che era mezzogiorno, dice sicuramente troveremo polpette, capicollo e quant'altro, vino. C'è tanta carne sul fuoco. Però c'è tanta carne sul fuoco che noi non vediamo. Va bene, e sarà cura mia farvi assaggiare qualche capicollo, deleghiamo i fratelli l'abate per questo. Anche questa battuta serve. Va bene, vi auguro buon lavoro, tanta fortuna. Sì, per concludere questa domenica, affinché sia una buona domenica, ti posso dire che in qualsiasi progetto l'amministrazione comunale abbia intenzione di affrontare può contare sulle mani e sulla forza di questi giovani che tu oggi vedi qui. Quindi. Grazie. Villa Comunale, l'ultima cosa, stiamo per mettere delle giostrine. Se da volontari ci volete dare una mano, in questa settimana andremo a posare in opera le 4 giostrine, qualcuna anche per i ragazzi diversamente abili. Grazie. Grazie a voi. Sì.